Sì, anche lì naturalmente un ricordo molto gioioso. Erano passati 3 anni da Bulldozer. Bomber è un po' tecnicamente detto il remake di Bulldozer, cambia sport, ma in realtà la storia più o meno è la stessa. Un gruppo di ragazzi scalcagnati che vuole fare sport, ma non ha i mezzi, e questo vivo di quello sport li prende sotto la sua ala con una chioccia e li alleva. Lì naturalmente erano passati un po' di tempo, era passato un po' di tempo, un tantino più, diciamo, più maturo, e quindi diciamo un tantino più strutturato. Tant'è vero che mi si ripropose, la regia era la stessa. Michele Lupo mi riproponeva nuove gag che io ho praticato, ma pochissime di quelle sono state poi montate nel film. Tutte le altre sono anche quelle rifacimenti del primo film, e quindi invece della coca e il panino, lì è la spugna, dell'allenatore. Non so, mi sfugge il termine preciso. Dei secondi. Secondi, esatto, il secondo, la spugna e la borraccia dell'acqua, insomma, più o meno le gag sono le stesse, però anche lì un ricordo divertentissimo. E poi l'incontro con Jerry Calà, che per quanto giovane anche lui a quell'epoca era già un mito, no? Con i gatti di Vicolo Miracoli. E quindi, e poi la cosa divertente, ci arriveremo, è che passati tanti anni, non voglio dire quanti, perché altrimenti poi ci si fanno i conti e si scopre quanti anni ho, e che dovrei stare già in un sarcofago. Ed è stato divertente, insomma, rincontrarlo, perché mi ha chiesto questa partecipazione nel suo film, che ho fatto con grande gioia, molto volentieri.